Pensavo mi sarebbe bastato giusto un carrellino per fare due acquisti, e invece ho svaligiato Tiger! Sigla! Maledetti e ciao maledette, benvenuti in questo nuovo video. Io sono qua con il mio cuscino re che mi tiene compagnia all'interno di questo nuraghe, ma non è di lui che ci dobbiamo occupare oggi, ma bensì, come avete visto dall'intro, dei miei acquisti da Tiger, che purtroppo non sono frequenti come vorrei perché diciamo che qua in Sardegna l'unico Tiger che c'è sta a Nuoro, che dista all'incirca una settantina di chilometri dalla mia città, quindi non mi è possibile, diciamo, andarci così frequentemente ed è per questo che praticamente ho comprato il mondo, o comunque tutto ciò che mi era possibile comprare. Allora, diciamo che ho comprato cose che vanno all'incirca dagli 1 ai 6 euro massimo, la cosa che ho pagato di più. Ma veramente, come sempre, Tiger non delude mai. Vi faccio un po' vedere tutto quello che ho acquistato. Allora, come avete già visto nella intro, ho acquistato questo bellissimo carrellino da spesa, come vedete, che può essere utilizzato per voi femminucce come portapennelli o come portatrucchi, invece per noi maschietti è un carinissimo portapenne, come vedete, davvero 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 carinissimo, carinissimo. C'era sia blu che rosa, ovviamente io l'ho preso blu. Poi passiamo alla cosa che ho pagato di più. Come vedete, questo è una sorta di termos che sarà utilissimo soprattutto in vista dell'estate, perché io sono un drogato di caffè, quindi diciamo che questo sarà per me indispensabile. Anche questo, come vedete, in un blu metallizzato, o meglio, diciamo una sorta di carta da zucchero, però un bellissimo colore. Pagato 6 euro, questo è l'articolo che, diciamo, ho pagato di più. Poi ho comprato, diciamo, questa sorta di notebook con un blocco da disegno, è una carta priva di acidi, sono circa 120 fogli e la grammatura, se non sbaglio, dovrebbe essere di 100 grammi. Quindi io, che sono, come sapete, un amante della scrittura sia per lavoro che per passione, diciamo, ho comprato questo sketchpad book alla stragrande, credo di averlo pagato intorno ai 2 euro. Poi, sempre per quanto riguarda la parte cartopazza, ho comprato anche questi evidenziatori, come vedete, colore verde, giallo, arancione e fucsia, sempre evidenziatori di Tiger, anche questi pagati circa 2 euro. Poi, super correttore, il correttore a nastro a forma di coccinella, davvero carinissimo. Questo penso che chiunque di voi sia andato da Tiger lo conosca, e penso che lo inserirò anche all'interno di un giveaway, perché tutti i prodotti che state vedendo ultimamente nei miei video faranno parte, quando arriverò ai 2000 iscritti, di un super giveaway speciale insieme a tante altre cosette che ho comprato appositamente, ma che ovviamente vedrete a tempo debito. Passiamo ora a questa penna è fighissima. Questa, diciamo che sembra, o meglio, non sembra, è una penna a sfera, ma in realtà ha una peculiarità e adesso la apriamo insieme. Faccio un po' vedere per aumentare la sua protezione, e questa è carinissima perché si apre in questo modo. Ecco qua, come avete visto, è una sorta di Punch Ball, infatti il suo nome è Ball Pen, carinissimo, c'è chiaramente la parte della penna. Questo poi, ovviamente, no, non funge da tappo funge solo questo, però diciamo che la parte carina ovviamente è questa. Meno male che l'ho scoperta a 38 anni, perché se l'avessi scoperta ai periodi della scuola penso che avrei rischiato grosso. Poi ho comprato questo cofanetto, un cofanetto portatutto, come vedete,
quindi ci si può inserire all'interno qualsiasi cosa, è un barattolo appunto, porta spiccioli, porta graffette, porta qualsiasi cosa, molto carina la fantasia, coperchio in legno, quindi andrà a finire nella mia scrivania. Passiamo ora, sempre per quanto riguarda la parte cartopazza, questi pennarelli indelebili metallizzati, bellissimi, li conoscevo già, li ho ripresi perché gli altri erano finiti, davvero di ottima qualità, super colorati, targati ovviamente Tiger, e quindi ve li straconsiglio anche perché, vi ripeto, li conosco già. Poi ragazzi, ho comprato le orecchie di Marco Tito, eh sì, le ho trovate da Tiger. Sono fighissime ragazzi, queste praticamente sono, come vedete, delle clip, quindi per l'appunto delle sorte di portafogli, o meglio di acchiappafogli, che hanno per l'appunto la forma di orecchie. Quindi Marco, se dovessi essere tu a vincere il giveaway per i miei 2000 iscritti, questi andranno a te a prescindere. Poi ragazzi, questa è fighissima, evitate i commenti perché già li ho avuti io nella mia testa. Guardate che figata, la bocca matta, questa servirà per una challenge che organizzeremo ragazzi, una challenge dove voi mi dovrete dire quali scioglilingua dire con questa bocca infilata all'interno della mia. Anche questa pagata all'incirca un euro. Poi ho ricomprato questo, forse l'avete già visto, il notebook con tutte le pagine colorate, che ho già acquistato lo scorso anno, che vi dicevo avete visto probabilmente quando ho fatto il video del watching my bag, my teacher bag, però l'ho dovuta ricomprare perché ormai, diciamo, la mia dello scorso anno è andata a morire. Altre penne, sempre Tiger, una con il tratto blu, ovvero questa, e una con il tratto rosso, ovvero questa, entrambe da 0,5 mm, sono appunto delle penne che conosco già a inchiostro gel, marcate Tiger, è veramente di ottima qualità e soprattutto molto 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 durature. Poi ho ricomprato la colla in stick, sempre targata Tiger, la trovo diciamo ottima e poi soprattutto diciamo abbastanza utile e molto 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 economica. Altro acquisto importantissimo per me, questo posacenere in vetro, come vedete, che ha la sorta appunto di clip, in modo tale che la puzza di fumo e dei mozziconi di sigaretta non impregni diciamo tutta la stanza. Quindi un posacenere carinissimo che poi chiaramente può essere svuotato, deve essere svuotato, e quindi anche questo oggetto carinissimo, sempre ovviamente nelle tonalità del blu, così come celeste questa tazza fighissima con la scritta boom in fondo, carinissima per quanto riguarda la colazione, l'ho pagata circa 3 euro, resistente, carina, e niente, le cose di Tiger ragazzi, cioè io una volta che entro da Tiger non riesco veramente a uscire a mani vuote. Poi ho comprato anche questo salvadanaio, veramente carinissimo, sempre nei toni appunto del celeste, salvadanaio, perché l'altro che ho è pieno ed è ora di spaccarlo, quindi ci voleva un nuovo money box, un po' piccolino però diciamo speriamo di riempirlo in fretta. Passiamo ora a lui. Nessuno youtuber può definirsi tale se non ha appunto questo bicchiere Maison in vetro con cannuccia, carinissimo, ovviamente nella mia tonalità di colore preferita, qua all'interno appunto ha un coperchio in plastica che lo chiude, può essere utilizzato per mettervi all'interno smoothies, bevande ghiacciate, aperitivi, poi adesso che arriva l'estate diciamo che sarà particolarmente utile. Altra cosa utilissima, questo ovetto veramente veramente fighissimo, piccolissimo e
carinissimo che non è altro che un timer che finirà credo nelle mani di mia mamma, perché già l'ha visto e diciamo me lo vuole fregare. Passiamo ragazzi infine alle cose cartopazze, perché voi dovete sapere che ultimamente diciamo, mentre prima mi soffermavo più a quelli che erano i mandala, vero Shanti, e mandala per diciamo cercare di sfogare in qualche modo lo stress, utilizzavo questi spettacolari disegni per diciamo distrarmi, mentre da un po' di mesi sto seguendo in particolar modo due canali. Uno lo seguo da tanto e sono Portuale Creazioni di Miki Dal Paos, di cui vi lascio il link qua sotto nell'info box, mi raccomando, vi lascio anche la sua pagina Facebook per vedere le sue creazioni ed eventualmente, se vi piacciono, acquistarle, perché sono veramente fantastiche. E poi sto seguendo anche il canale di Mauri e Monica. Maurizio e Monica, ragazzi, sono davvero due ragazzi fantastici, due veri artisti del cartopazzo, quindi mi hanno diciamo infuso questa passione e ho iniziato a decorare diciamo il mio table planning, quello che utilizzo appunto nella mia scrivania per diciamo scrivere le cose più importanti che riguardano il mio lavoro, anche gli avvenimenti più importanti, piuttosto che diciamo cose che riguardano la mia vita che devo diciamo in qualche modo focalizzare. Siccome ho visto che appunto questo cartopazzo, oltre che a rilassarmi, mi dà anche una memoria mnemonica a livello appunto audiovisivo non indifferente, mi sto dando al cartopazzo. Quindi diciamo che ho acquistato da Tiger questi, scusatemi, carinissimi adesivi, ovviamente pasquali, dato che siamo in tema pasquale, che utilizzerò per decorare appunto le giornate, queste giornate appunto di festa che riguardano la Pasqua, e sono veramente carinissimi gli sticker di Tiger, veramente sono imbattibili. Tra l'altro fra poco vi farò anche un unboxing Amazon sulle altre cose cartopazze che ho comprato appunto per questa nuova passione che mi è presa. E infine ho trovato anche questi due washi tapes, sempre per quanto riguarda appunto il cartopazzo, che non sono altro che degli adesivi colorati. Uno è un nastro diciamo sui colori del rosa rosso a strisce, l'altro invece riprende i temi, vedete, della volpe piuttosto che del gatto, quindi anche questi serviranno per decorare il mio table planning. Ragazzi, ovviamente poi ho comperato anche la Shopper Tiger verde, anche questa poi riutilizzabile e utilissima sia per andare al mare, sia per fare la spesa, sia per fare qualsiasi cosa. È finito qui, finalmente sono riuscito a farvi vedere tutto quello che sono riuscito ad acquistare da Tiger. Spero il prossimo mese di poterci ritornare. Vi lascio qua sotto, vi ripeto, sia il canale di Mauri e Moni, veramente ragazzi andatelo a visitare perché sono due creativi pazzeschi, sia il loro negozio online, quindi troverete qua sotto nell'info box tutte le info, idem per quanto concerne il canale YouTube e la pagina Facebook dei Portuale Creazioni di Miki Dal Paos. Mando un bacio a tutti e tre. Mi raccomando ragazzi, vi lascio naturalmente anche tutti i social per interagire con me, a partire dalla mia fanpage Il Re del Tubo, al mio gruppo Sosteniamo Il Re del Tubo su Facebook, al mio profilo Instagram Il Re del Tubo, nel quale sono più attivo che mai. Vi do un grosso bacio, mi raccomando, come dico sempre, non ci vediamo presto ma prestissimo. Regina mia, lascio la parola a te, come si suol dire. Il re del tubo non si infama.